Questo è uno dei più rappresentativi dipinti di Monet, in cui è catturata ed espressa la poesia dell'attimo, della luce sempre mutevole che senza sosta cambia aspetto e colore delle cose. L'artista, studioso appassionato delle variazioni della luce e delle variegate magie del colore, elimina la plasticità da ciò che ritrae, sforzandosi di rappresentarlo nell'immediatezza del suo apparire alla coscienza. Questi, insieme a tanti altri, sono i motivi che rendono Monet un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Maria Vittoria Marini Clarelli. Siamo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, in una sala intitolata A Parigi, nella quale si trova anche un quadro di Claude Monet, del quale avremo modo di parlare fra breve. E iniziamo a raccontare qualcosa di questo straordinario pittore partendo da un quadro del 1866, Le donne in giardino. Monet ha 26 anni, l'anno prima si è affermato al Salon, la grande mostra ufficiale francese, vive con una giovane che è anche la sua modella, Camille, e in questo quadro la ritrae ben tre volte perché spetta a quest'unica modella il compito di impersonare le tre donne brune che vedete su questo lato del quadro. Monet spera con quest'opera, che in realtà è di grandi dimensioni, è alta quasi un metro e mezzo, di imporsi definitivamente. Il quadro in realtà non ottiene il successo sperato, è già un quadro troppo avanzato per l'epoca. Questa pittura non a campiture piatte, ma così vibrante, così attenta alla luce, stupisce. Questa attenzione per le figure femminili, colte quasi come elemento del paesaggio, è un altro dato che non è consueto all'epoca. L'opera quindi che l'artista proporrà al Salon viene rifiutata. È una cosciente delusione, un rancore se vogliamo, che Monet coverà tutta la vita alla fine della sua carriera, quando sarà ormai famoso. Questo quadro verrà imposto allo Stato francese in cambio della donazione delle sue meravigliose ninfee. Per poter avere quel dono, la Francia lo deve ripagare dell'onta che in qualche modo l'artista ha sofferto. Siamo in un momento in cui Monet ancora si cimenta molto con la pittura di figura. Vedremo che tra breve il suo orientamento prevalente sarà verso il paesaggio, ma già in questa fase notiamo questa sua attenzione straordinaria per la mobilità dell'effetto luminoso. Claude Monet nasce a Parigi nel 1840 in una famiglia della piccola borghesia cittadina che dopo 5 anni si trasferisce a Le Havre. Qui il giovane Claude manifesta la sua passione per il disegno realizzando caricature fino all'incontro col pittore Boudin che lo indirizza alla pittura di paesaggio en plein air. All'età di 19 anni si reca a Parigi dove frequenta l'Académie Suisse
conosce Cézanne e Pissarro e studia le opere di Delacroix. Dopo 2 anni di servizio militare in Algeria, Monet ritorna a Parigi e, contrariamente ai suoi coetanei, non si interessa agli esempi pittorici conservati al Louvre e, insieme a Renoir, Basile e Sisley, forma un gruppo di artisti indipendenti in cui la natura è l'unica fonte di ispirazione. Sono anni di difficoltà, di lavoro accanito e di alterne fortune. Monet espone periodicamente al Salon senza troppo successo e nel 1867 la giuria rifiuta quello che diventerà uno dei suoi più noti capolavori, Donne in giardino. Nel 1870 il pittore parte per l'Inghilterra, dove scopre le opere di Turner che risulteranno fondamentali per la sua maturazione artistica. Al ritorno da Londra, infatti, il colore della sua tavolozza si diluisce e l'attenzione si rivolge unicamente al paesaggio. Il 15 aprile 1874 si inaugura a Parigi la prima mostra del gruppo impressionista. È proprio una tela di Monet, Impressione al levar del sole, a dare il nome al nuovo stile che si pone in netto contrasto con la tradizione accademica. Dopo un fecondo soggiorno ad Argenteuil, nei pressi di Parigi, Monet, all'età di 43 anni, si stabilisce a Giverny. Qui inizia a dipingere Le Ninfee, 250 opere che descrivono il giardino dell'autore e che occupano gli ultimi 30 anni della sua produzione. Nel frattempo visita molti paesi europei, tra i quali l'Italia, celebrando Venezia in famose vedute. Raggiunte finalmente fama e ricchezza, Monet muore a Giverny nel 1926, dopo aver speso tutta la sua carriera a dipingere gli effetti più mutevoli della natura. Monet non è noto come ritrattista, eppure alcuni dei suoi dipinti di questo genere sono dei veri capolavori. Stiamo esaminando il ritratto di Madame Gaudibert, una giovane 22enne, moglie di uno dei primi committenti di Monet. L'artista in questa fase è entrato in un momento di vera penuria economica che durerà quasi un decennio, e quindi il fatto di essere chiamato nel castello delle Ardennes Saint-Louis a fare il ritratto di questa bella signora per lui rappresenta veramente una boccata di ossigeno. Con Camille hanno già partorito il primo figlio Jean, il momento è complesso. Tuttavia Monet ha la grande stima del marito di Madame Gaudibert e deve combattere invece con la famiglia di lei, la quale non apprezzerà per nulla questo meraviglioso ritratto. È un ritratto in effetti che potremmo definire ambientato. Come vedete, la scelta di rappresentare la donna non di fronte, ma di profilo, anzi di quello che si dice il profilo perduto, con un viso che si intuisce appena, dà il massimo rilievo invece alla sua figura e alla sua posizione nell'ambiente. È un ambiente borghese con un tappeto fiorito, un tappeto di Aubusson, questa grande tenda colorata, e quindi Monet riesce a non vincolarsi allo sfondo uniforme e invece a dare proprio alla figura umana il suo contesto vero, come in una fotografia. E il lavoro sui colori permette all'artista di combinare questo bellissimo scialle che avvolge la figura con i colori dello sfondo, e viene dato rilievo anche a questa natura morta delle rose. Le opere di Monet vengono giudicate dalla famiglia
Godibert di una volgarità quasi diabolica. Questo per dire che per la società borghese dell'epoca rispecchiarsi nella propria immagine fedele non era facile. Il ritratto doveva ancora avere la solennità e l'astrazione del secolo precedente. È per questo che l'eccessiva novità di questo quadro di Monet non viene percepita. Quindi il rapporto di Monet con la sua città natale, che è Parigi, e con la sua città di adozione, che è Le Havre, si articola subito in maniera complessa. Diciamo che l'aver cominciato a frequentare a Le Havre un pittore abbastanza fuori dagli schemi convenzionali come Eugène Bodin gli consente di avvicinarsi già allo spirito dell'avanguardia, e poi a Parigi frequenterà l'Accademia di Charles Gler, che è un artista che lascia molta libertà ai suoi allievi. In questo luogo conoscerà artisti che saranno poi suoi compagni di strada, come Pissarro, Sisley, e insomma creerà i presupposti per la costituzione del gruppo impressionista.